Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo episodio della Pixelmon. È passato quasi una settimana dall'ultimo episodio ragazzi, mi scuso per l'assenza, so che la Pixelmon vi piace tanto anche a me, ma purtroppo causa problemi con il PC, come saprete, ho dovuto purtroppo aspettare per riportarla. In realtà è andato più o meno tutto bene, diciamo che è stata una settimana di avventure per me, questo perché ho deciso di cambiare appunto il PC visto che l'altro era praticamente morto. Ne ho acquistato uno che in realtà poi se... Salve signor Suicune, quando è spawnato? Ne è spawnato uno nel fiume e uno nella beach. Ok, andiamo a sfidare Suicune allora. Dicevo, ho avuto un problema con il PC e quindi l'ho cambiato il vecchio portatile. Ho acquistato un portatile nuovo, che non è questo che vedete. Questo perché appunto con quel portatile ho registrato solo l'episodio di Bleach e della Vanilla. Mentre poi ho avuto problemi perché le prestazioni non erano il massimo e quindi ho deciso di cambiarlo e finalmente dovrei aver trovato un PC fisso che fa il caso mio. Ho messo anche la foto su Instagram e finalmente abbiamo un bel PC. Intanto proviamo a catturare un secondo Suicune. Ma sì dai, proviamoci. Intanto andiamo giù di Dragon Claw sperando di non shottarlo. Oh bene, intanto facciamo un po' di danno ma non è tanto. In realtà non so bene cosa me ne faccio di un secondo Suicune, ma visto che ce l'abbiamo qua davanti ed è anche un leggendario, noi ci proviamo. Quindi facciamo bug, facciamo una bella Ultra Ball. E sì ragazzi, devo rimettere la Pixelmon in italiano ragazzi. Purtroppo sì, l'ho messa in inglese un po' così. Alla prima Ultra Ball catturato, il secondo Suicune, GG per noi. E intanto, aspettate, Slowpoke, grazie per la partecipazione. Questo lo droppiamo. Che dire ragazzi, abbiamo due Suicune. Ora, per puro scrupolo, però voglio anche capire dove è spawnato quello nel fiume, perché probabilmente è spawnato qua da qualche parte. Ora, non ricordo se sono andato in giro e poi sono tornato qua verso casa prima di cominciare la rec, quindi in realtà probabilmente non è spawnato in questo bioma, ma chissà dove. Però io intanto mi guardo attorno, perché in realtà i guardiani dei laghi non li abbiamo ancora, ci mancano tanti leggendari all'appello, ed è vero che avrei potuto andare a catturare lui invece di Suicune, ma in realtà vorrei dedicare un episodio proprio alla cattura dei tre guardiani dei laghi. Ecco perché sto temporeggiando anche dal catturarlo, anche se vedo la notifica che ogni tanto ci fa compagnia negli episodi. A quanto pare ragazzi è sparito, non lo trovo più e sarà per la prossima volta. Davvero dedicheremo allora un episodio direttamente alla cattura dei tre guardiani dei laghi. Ho già trovato un lago assolutamente per creare il loro tempio, quindi ben presto vedremo anche quello. Devo solo andare in un tempio marino e saccheggiare tutta la Prismarine del caso, perché probabilmente sarà un blocco che utilizzerò per farlo. Comunque io spero che la qualità sia migliorata dei video della Pixelmon. Io sto notando una grande differenza ragazzi, spero sempre di migliorarmi e di migliorare i video perché mi piace, mi appassiona farlo. E anche la Pixelmon, devo dire che era un vero peccato portarla con dei lag fino a 20 o a 0 FPS ragazzi. Ultimamente poi nell'ultima settimana l'ultimo episodio della Pixelmon, quello di Lugia, è stato davvero un delirio da registrare. In pratica dovevo tagliare tutte le parti, magari anche dei discorsi. Infatti se avete visto un po' dei tagli un po' strani in cui magari mangiavo anche le parole, non era fatta apposta o per fretta, ma semplicemente erano dei momenti in cui purtroppo c'erano dei lag diffusi di FPS che davvero erano praticamente assurdi da vedere. Quindi in realtà era giunta l'ora per il vecchio portatile e ora è arrivato questo che sto notando, quindi sto facendo la prova con voi mentre registro questo video. Sta andando bene. Questo mi darà la possibilità anche di ricominciare la Pixelmon. E aspettate, aspettate, non intendo dire che ci sarà un episodio 1, assolutamente. Ci sarà ovviamente un episodio 59. In questo video voglio infatti parlarvi di alcune novità della Pixelmon. No, ci sarà sicuramente però un episodio 60 che sarà un nuovo inizio. Un nuovo inizio significa che probabilmente porterò la Pixelmon in maniera diversa. Non cambierà assolutamente, non cambieremo mondo eccetera. Continueremo la nostra avventura, abbiamo tanto tanto da fare. Un loot, un messaggio, mail, grazie mille, grazie. Inutile come sempre. Voglio comunque portare la Pixelmon ragazzi con qualche differenza grafica, quindi probabilmente la porterò in una maniera un pochino diversa, un pochino più piacevole anche da vedere per voi. Solo questo. Quindi in realtà io con nuovo inizio intendo questo. Anche se in realtà, visto che porterò appunto delle novità su quel lato lì, probabilmente sarà un vero e proprio inizio. Ho già in mente un'idea da fare e vedrete un po' che si evolverà
anche per quanto riguarda il nostro personaggio, e vedrete poi cosa accadrà. In realtà ci sarà un vero e proprio inizio, in un certo senso, per il nostro personaggio della Pixelmon, ma non vi spoilerò nulla, ho già delle idee in mente. Per quanto riguarda invece il prossimo episodio, ragazzi, il 59esimo, io intanto continuo ad andare in giro perché voglio aspettare la notte e poi vi spiegherò cosa andremo a fare. Dicevo, per quanto riguarda il 59esimo episodio invece, ragazzi, voglio che sia speciale. Ci sto lavorando da tanto, ho dovuto imparare in pochissimo tempo come si faceva tutto perché per me è un campo nuovo. E ora che in teoria il PC me lo dovrebbe permettere, dovrei poter fare delle live, ragazzi. Ve l'avevo accennato, in realtà le live è un qualcosa che sto pensando da tantissimo tempo, ma credo sia diventata una realtà. Non so quanto durerà la live, non so quanto sarà la qualità, spero sia abbastanza decente, quindi farò altre prove in questa settimana e poi vi farò sapere comunque in qualche video. Ma pensavo mercoledì prossimo di portare l'episodio 59, ragazzi, della Pixelmon in live. E cosa faremo nell'episodio 59? Intanto chiacchiereremo fra noi e non vedo l'ora di rispondere ai vostri commenti, quindi se ci siete fatemi sapere se seguireste una live, appunto, se potrebbe andar bene per voi seguire un episodio della Pixelmon in live, perché mi piacerebbe anche chiacchierare a tu per tu con voi, ci darà la possibilità di chattare, quindi io leggerò la chat e risponderò di conseguenza. Ma soprattutto, ragazzi, è l'episodio cruciale per la Lega Pixelmon, perché in live sceglieremo appunto tutti i Pokémon di tutte le palestre, quindi assegnerò anche gli allenatori alle palestre, in modo tale che poi non mi resterà altro se non costruirle queste palestre, prendere lo strumento assieme a voi, quindi fare un episodio in cui assegniamo appunto i Pokémon alle palestre, e poi potremo cominciare a costruire le nostre squadre, comincerò a costruire fisicamente le palestre e cominceremo la vera e propria Lega Pixelmon. Ecco, pensare di fare tanti sondaggi sotto i commenti, secondo me alla lunga sarebbe un po' deleterio, ragazzi. Preferisco, ragazzi, parlarne con voi in live in modo tale da costruire il tutto in pochi minuti insieme e avere anche la possibilità di confrontarci. Questo avverrà, se tutto va bene, mercoledì alle 18, quindi ora vi terrò anche informati per quanto riguarda la nuova live. Intanto sto aspettando questo benedetto tramonto e sì, è stato un episodio un pochino chiacchiericcio il primo, con una cattura di Suicune, un selvatico che GG ci sta sempre. Ma in realtà il vero episodio non è ancora cominciato, ragazzi. In questo episodio, infatti, dopo tanto, tanto tempo, catturiamo. E non catturiamo leggendari. Se ci pensate, è da tantissimo tempo che non catturiamo dei Pokémon normali. Questo cambierà perché appunto dovremmo anche fare le squadre eccetera per la Lega. Però è da tanto se ci pensate che non catturiamo dei Pokémon normali. In realtà abbiamo catturato i leggendari, il Pokédex di Kanto è da tantissimo tempo che è stato terminato, quindi dobbiamo solo far evolvere gli ultimi e l'avremo completato. E quindi ho voglia di andare in giro a catturare d'ignoranza. E pensavo di aspettare il tramonto perché voglio andare a caccia di Unown. Intanto un mega boss salve che non mi faccio sfuggire. E vado subito a sfidare con Charizard perché spero mi droppi quella benedettissima Master Ball che ci serve ancora per Moltres. Facciamo un bel Fire Blast, perfetto, in inglese rende anche di più. Assistiamo come sempre alla mega evoluzione del nostro Charizard che diventa Mega Charizard X. Se la pizza non si sbaglia, in realtà funziona benissimo. E vai giù, perfetto, come se non ci fosse un domani. E continua anche a colpirlo, fa danno anche lui, ma io con un Flame faccio così e perfetto, lo butto giù. Oh, vediamo un po' cosa ci droppa. Intanto, vabbè, facciamo un po' di livelli, grazie. Drago Danza lo farei al posto di Dragon Rage, ragazzi, assolutamente. Intanto ci troppo una caramella rara, questo lo droppiamo tutto e addio Master Ball, non riuscirò mai a trovarla. E in realtà dovremmo anche fare degli episodi di viaggio per cercarla in qualche loot. E ragazzi, è il tramonto, vediamo la lunga schiena di Charizard, in realtà non è buggato nulla, era solo la sua schiena. E ci troviamo nella mesa, perché voglio andare a caccia di Pokémon particolari, ovvero gli Unown. Mi piacerebbe collezionarli tutti, cominciamo già a pensare alla seconda generazione della Pixelmon, credo sia arrivato anche il caso di pensarci. Ma soprattutto vorrei catturarne qualcuno random insieme a voi in questo episodio. Cominceremo con qualcuno, sperando poi di trovarli tutti. Dovremmo anche metterli in ordine nel box. Già ho paura di cercare uno spazio libero perché ho davvero riempito quel computer e davvero non ho più spazio. Però di questo non ce ne preoccuperemo. Intanto direi che possiamo anche scendere da basso perché loro spawnano qua e probabilmente dall'alto non riuscirei neanche a vederli perché non sono esattamente quello che si dice un Pokémon gigante. E intanto, ragazzi, è da un bel po' che io sto girando e neanche l'ombra di un Unown. Assolutamente neanche uno. Come vedete mi sono spostato nuovamente nella mesa plateau e li ho appena visti. Salve signor Unown, come sta? 35! Bene, questo significa che non lo possiamo assolutamente sfidare, ma dobbiamo andare giù di Dusk Ball come se non ci fosse un domani.
E appena li ho nominati, eccoli qua. E ho visto che uno è appena desponato. Forza, catturalo. Vediamo un po'. Sì, prima non di livello 35 nel PC, ma io voglio anche i tuoi amichetti unknown, che spero non siano desponati, perché in realtà è ancora notte. E dove sono tutti gli altri? Perfetto, ho catturato uno, sono spariti tutti. E niente ragazzi, con queste immagini di me che sto nuotando alla ricerca di altri unknown mentre si sta palesemente facendo giorno, direi che possiamo terminare la missione nella mesa. Volevo appunto catturarne uno assieme a voi e ci sono riuscito, ma in realtà mi sarebbe piaciuto catturarne anche 5 o 6, non sarebbe stato male come cosa. Invece, come avete visto, è spawnato un banco di unknown, quindi erano 3 o 4, e però poi sono despawnati tutti appena ho cominciato, ingaggiato la battaglia con uno di loro. Quindi torniamo a casa, eccoci qua, siamo tornati a casa. Ora, per prima cosa vorrei anche vedere un po' il Suicune che abbiamo catturato e anche l'unknown. Il problema sarà mettere giù il PC e trovarli in mezzo a tutto il casino che ho nei box. Ecco, probabilmente è lui, credo proprio di sì, è l'unknown. Benissimo, ci ho messo anche meno del previsto, GG, sono fiero di me stesso e del mio disordine nei box. E vediamoli. Vediamoli intanto, vediamo subito il nostro nuovo Suicune, che non so bene le dimensioni, probabilmente è buggato, ma a parte quello, probabilmente è piccolo. Non è grande questo Suicune, ragazzi, probabilmente ha una dimensione normale o piccolina. C'è da dire però, ragazzi, che Suicune rimane davvero sempre bellissimo e che le misure sono pressoché perfette per cavalcarlo, comunque al momento non ci importa. Direi che possiamo anche scendere dal nostro Suicune, che è buggato come vi dicevo, ecco, ora è sparito. Vediamo un po' l'unknown, che dovrebbe essere la lettera, ora vediamo bene. Credo sia la lettera W, probabilmente sì. Intanto vediamo un po' le statistiche di entrambi. Il nostro Suicune è molto molto veloce, la natura è timida, quindi in realtà ha l'attacco che fa schifo, l'attacco speciale va bene, però non è il massimo. Vediamo un po' che mosse ha. Beh, le mosse in realtà sono così così, beh, potevamo trovare anche di meglio. Vediamo un po' le statistiche invece del nostro unknown. Mentre per quanto riguarda il nostro unknown, che sta aumentando di felicità proprio in questo momento, ha come natura docile la dimensione age, non ha nessuna statistica falsata. Molto bene, aspettate che però mi sono dimenticato di vedere che statistiche aveva Suicune. Piccolo, perfetto, immaginavo. Però dai, devo dire che sono abbastanza soddisfatto piuttosto, perché il mio non sta andando a zonzo, torna pure qua nella squadra. Direi ragazzi però che per questo episodio è tutto, il prossimo volevo farlo appunto come vi ho detto mercoledì alle 18. Fatemi sapere ovviamente se ci siete e se vi piacerebbe vedere un episodio della Pixelmon in live, che non so bene ancora quanto durerà, ma probabilmente durerà un pochino, in cui decideremo infatti tutti i Pokémon e tutti gli allenatori della Lega Pixelmon e magari pensavo anche di catturare qualche altro Pokémon, magari qualche altro unknown, eccetera, nel mentre che decidiamo un po' di cose. Quindi vi do l'appuntamento a mercoledì alle 18 e anzi, vi dico già che vi farò sapere comunque con un video prima di mercoledì in cui vi do la conferma di tutto ciò. Però per il momento direi che ci possiamo fermare così. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi lascio altri due video nella scheda finale e come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!